Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, io sono Mari e oggi faccio per voi un video che mi avete richiesto un po' in tanti, che sono i miei acquisti all'OVS della Essence in saldo. Quindi iniziamo, ma prima sigla! In questo splendido, meraviglioso posto che è la perdizione delle donne. Sì, il mondo del make-up. E cosa c'è di meglio per una donna andare ad acquistare i propri make-up preferiti con gli sconti? No, non c'è niente di meglio. Quindi che cosa ho fatto? Sono andata di corsa. Non ho acquistato tantissime cose come al solito, ma ho preso delle cose che mi servivano. E poi sì, mi sono ripromessa di ritornare perché ho dimenticato di prendere altre cose, sperando sempre di trovarle. Allora, con mia enorme sorpresa, ho scoperto che tutti gli sconti che c'erano, che ci erano scritti, dei prodotti in saldo, non erano riferiti alla collezione completa di quella. Allora ragazzi, ho preso questo rossetto matte, questo qua è il numero 3 che non avevo ancora provato, ma l'ho provato appena sono arrivata a casa perché ero veramente molto ma molto curiosa, e in questo momento io indosso il numero 2, quindi vi dico proprio, questo qua è un colore leggermente più rosato rispetto al 2 che indosso. Poi ho preso queste matite che sono praticamente le Long Lasting Lip Liner di Essence. In questo momento io ho proprio questa matita nel contorno labbra ed è la numero 07 Plum Cake. La matita si presenta così, con il roll per farla salire e scendere. Io vi ripeto, l'ho utilizzata perché non vedevo l'ora di provarla. Bellissimo colore, mi è piaciuto tantissimo. Poi, visto che ho un rossetto viola, ho preso anche questa qua. Questa qua è la numero 10, Berry on My Mind. Queste qua non erano in sconto e le ho pagate 1,89 euro. Vi faccio vedere anche questa. Ecco, la punta della matita è così al momento dell'acquisto. Spero che si riesca a vedere perché ragazzi sto provando a registrare con la mia nuova Canon EOS 700D e ho messo l'autofocus, visto che una delle ultime volte sono andata un po' fuori fuoco, e spero che questa volta riesco ad essere a fuoco. Ho messo l'autofocus, ma sentirete forse un pochettino di rumore. Comunque, questo invece era in sconto, veramente volevo comprare un rossetto rosso, ma ne ho già uno a casa, e questo è un rosso scuro, un rosso molto ma molto scuro, si chiama numero 8 Red Blush ed è la Essence Lip Liner, credo che sia proprio la base, diciamo le matite base della Essence. Questa qua l'ho pagata 1,29 euro ed era in sconto. Invece, ancora in sconto, ho preso questo duo contouring eyeshadow set. Lo possiamo utilizzare quindi sia come contouring che come ombretto. La parte chiara in questo caso sarebbe l'illuminante, la parte scura sarebbe quella per il contouring. Da provare perché ancora non l'ho mai provato. Invece, in sconto ho trovato questa palette, la Toffee, che volevo tantissimo prendere, veramente avrei voluto prendere anche le altre, ma ho scoperto che questa era l'unica fra le tante palette che riceveva lo sconto ed è venuta 2,89 euro. Vi faccio vedere esattamente i colori della palette Toffee. Sperando di non aver combinato un macello con le inquadrature, questa la voglio provare tantissimo. Avevo preso un'altra palette non in sconto, che era la Roses, soltanto che non so come mai mi sono ritrovata nel pacchetto invece un'altra Toffee. E cosa faccio a questo punto? Niente, ve la metto in un giveaway che farò presto, spero che vi faccia piacere, perché insomma dover ritornare nuovamente per farmela cambiare, insomma, mi sembra un pochettino inutile, quindi comunque la metto in un giveaway che farò molto presto, un piccolo giveaway soprattutto con delle cose che ho creato io, ma questa, visto che l'ho comprata per sbaglio in più,
la inserisco in un giveaway. Questo era tutto il mio mini haul con gli sconti della Essence, perché comunque avevo già acquistato delle cose, quindi insomma era un po' impossibile comprare troppe cose in più, perché non mi entrano più neanche a casa. Mi sa che mi devo rinnovare nuovamente l'angolo make up e mio marito mi uccide. Però no, non mi uccide, mi vuole tanto bene, però mio marito mi chiede il divorzio. Quindi cosa dire, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero di poter ritornare ad acquistare altre cose, perché volevo prendere il correttore, ma non c'era più, quindi magari lo stanno rifornendo nei prossimi giorni, quindi magari ritorno. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Fatemi sapere se vi è piaciuto quello che ho comprato, ditemi qualcosa, partecipate come sempre numerosissimi ai miei video. Io adesso vi saluto, vi mando un grande bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao da Mari! Mi stai mettendo a fuoco, vero? Sì.